È un sistema numero 7, si chiama Schiller Cattinaccio Latemar e sta in Trentino Alto Adige, provincia di Trento e Bolzano, metà e metà. Tanto per orientarvi un po', qui, questo è il lago di Carezza, qui c'è Moena, quindi questo sviluppo un po' sud-nord di questo gruppo, di questo sistema. Qui, diversamente dagli altri sistemi, vi faccio vedere una vista soggettiva, quindi dal Latemar verso sud. Qui abbiamo tutta la catena dei lavorai, che non c'entra nulla con i sistemi di cui abbiamo parlato fino adesso, e sullo sfondo si intravedono anche le Palle di San Martino. Qui un'altra soggettiva dal Latemar verso nord-ovest. Qua è una cosa simpatica perché vediamo tutta la valle dell'Adige, che avevo detto che tutti questi otto sistemi stanno di qua a est dell'Adige, e qui sullo sfondo si può vedere l'Ortles, piccolo Zebrù, Gran Zebrù, Cevedale, il Pallon della Mare, che sono cime di 3.800-3.900 metri, facenti parte del gruppo Ortles Cevedale. Questo così, beh, non c'entra niente con i nostri sistemi, ma è anche quello che si può vedere da queste montagne. Questa è una vista sul gruppo del Latemar, questo è il cornon del Latemar, proprio la cima. Tutto questo fa parte del gruppo del Latemar, visto da sud-est. Il cornon del Latemar e lo Schenon visti da sud-ovest. La Forcella dei Campanili. Ecco, qui abbiamo lo Schenon del Latemar e vi ho portato questa foto per farvi vedere che si vedono le tre tofane qui che fanno parte del sistema 5, Gran Vernella e Marmolada che fanno parte del sistema 2, il Pelmo che fa parte del sistema 1, la Civetta che fa parte del sistema 3. Quindi pensate un po' cosa si vede da qua. Tra l'altro, da qua si vedono pure delle montagne che non rientrano in questi sistemi. La cima dello Schenon. Il lago di Carezza ve l'ho portato perché vi ho portato una foto che non c'entra niente, cioè fuori da questi confini. È bello, famoso, lo conoscono tutti e allora ci abbiamo messo dentro anche il lago di Carezza. Qui una vista sempre su questo gruppo, non siamo, il gruppo del Latemar resta alla vostra sinistra, la sinistra di questo fotogramma. Qui c'è invece tutta la parte Catinaccio, quindi questo è tutto il gruppo del Catinaccio visto qua da sud. Est. Lo stesso gruppo visto da sud-ovest, ai miei piedi là il passo Costalunga, alla mia sinistra il lago di Carezza che non si vede, e qui abbiamo proprio diciamo le cime principali con il Cattinaccio d'Antermoia e il Cattinaccio. Sullo sfondo si vede anche il gruppo del Sassolungo, che non c'entra con questo sistema. Stesso sistema 7 visto questa volta da nord con la cima del Catinaccio d'Antermoia. Catinaccio visto da sud, dalla zona di Gardeccia. Catinaccio d'Antermoia. Questa è Punta Scaglieretta e qui la cima del Catinaccio. Queste sono le torri del Violet, universalmente note, sono la Winkler, la Stabler e la De Lago, e adesso vedremo anche qualche foto della salita per la fessura Winkler, che ha segnato un po' la storia dell'alpinismo. Il primo quinto grado, possiamo dire, è proprio avvenuto in questa fessura, e qui Beppetto sta superando, che ripercorse a 100 anni dal suo primo salitore, che aveva 17 anni, che poi è anche morto molto giovane, non è proprio una passeggiata, insomma. È talmente percorsa da tutti gli alpinisti italiani e stranieri che questo passaggio si chiama Winkler Riss, e noi l'abbiamo ribattezzato Winkler Liss perché proprio è talmente unto che non si riesce neanche a stare in piedi. Qui siamo sulla cima della Torre Winkler. Qui invece il gruppo, sempre
dello Shiyar, che fa parte di questo sistema, è la parte più settentrionale. Davanti a me in basso la Val d'Adige, e qui si vede proprio il castello dello Shiyar. Questa foto è stata fatta da ovest.